Siamo qui presenti per ricordare la figura di un uomo generoso, leale e pulito, qualità oggi rare, per non dire scomparse. Noi sapevamo di perdere tanto, ma non potevamo immaginare la disfatta alla quale stiamo assistendo. I politici presenti però possono ritenersi fortunati ad aver avuto un padre politico come Almirante. Allora eravate ragazzi. Ci ha insegnato infatti il coraggio, la lealtà, l'appartenenza, il grande valore di essere uomo di destra, di esistere politicamente. L'onorevole Almirante affermava: non ho voglia di vivere a lungo. Quello che potevo fare di buono l'ho già fatto. Ho seminato fede e speranza per tanti anni. Ho esortato al coraggio e alla pazienza. Un popolo che, se avesse avuto pazienza e coraggio, non sarebbe finito così male. Ho diffuso amore per le idee buone e semplici. Di più non potrò mai fare. Ed è bene che uomini come me non raggiungano il successo. Degli uomini come me si deve poter dire: era fatto per i tempi duri e difficili, era fatto per seminare e non per raccogliere, era fatto per dare e non per prendere. Vorrei tanto che, quando non ci sarò più, si dicesse quello che Dante disse di Virgilio: facesti come colui che cammina di notte e porta un lume dietro di sé, e con quel lume non aiuta se stesso. Egli cammina al buio, si apre la strada del buio, ma dietro di sé illumina gli altri. Giorgio Almirante. Si chiederanno appunto per il perché abbiamo scelto il comune di Affile, che già poc'anzi l'ha detto anche il sindaco di Affile. Appunto, è molto semplice, perché appunto il comune di Affile dal dopoguerra a oggi, a qualche anno fa, è stato sempre amministrato dal Movimento Sociale Destra Nazionale. Ma veramente il nostro ringraziamento viene dal cuore, perché per noi sono momenti che ci permettono di ricordare una persona cara in una maniera particolare, e proprio come lui vorrebbe essere ricordato. Però ci mettevamo tanto fegato, tanta buona volontà, tanta voglia, perché Giorgio per noi è stato tutto, è stata Affile, è stata la popolazione, è stato veramente così appiccicato, voglio dire l'espressione che non è italiana, a noi. Ecco, quando fece il suo monumento, mi venne l'idea di dire: voglio metterci pure una frase. Sa, l'opera era abbastanza bella, la frase doveva essere anche lei bella. Allora io, ecco, ve la recito: Affile ha sofferto il freddo tra gli uomini e ferro, ha sudato lavorando dietro l'aratro, ha cantato durante le vendemmie e le mietiture. Oggi, tra i tanti fatti, le vendite persone, ricorda Giorgio Almirante, intanto per